Buonasera. Si sente? Sì, benissimo. Sì. Bene, buonasera. Sono un po' intimidita da questo tavolo così serio e così tante giacche e cravatte davanti a me, ma sono molto felice di essere qui, di salutarvi e di trovarmi per la seconda volta a parlare di questo progetto. Questo progetto che nasce, come è stato detto da qualcuno di voi, come una cosa luminosa in tempi un po' bui. Forse non è un caso che abbiamo individuato proprio l'opera che avete visto. E di fianco a me l'autore di quest'opera è Carlos Garaikoa. Carlos Garaikoa è appena arrivato dalla Cina e quindi con un po' di jet lag, ma cubano di nascita e spagnolo di adozione, insomma, Cuba e la Spagna. E a lui ho pensato per questa prima opera, ma abbiamo poi condiviso questa scelta già tempo fa. Si tratta della prima opera di una collezione che è solo una parte del progetto NCTM e l'arte che abbiamo messo appunto insieme. Solo una parte, perché l'idea non è soltanto di acquisire opere, ma di sostenere l'arte e la creatività in tutti i modi possibili. Tant'è vero che stiamo già pensando ad altre iniziative appunto di supporto ad opere che non esistono ancora. Questa è un'opera che esisteva e che abbiamo acquisito, ma altre opere che arriveranno presto sono opere che vengono realizzate appositamente, diciamo che vengono realizzate grazie all'occasione di questa acquisizione. E tra l'altro abbiamo qui, nella seconda fila, con una sciarpa bianca e grigia, Adrian Paci, che è oggi uno degli artisti italiani, direi più noti internazionalmente, sebbene non sia italiano di origine, ma questa è l'Italia di oggi, e nel suo caso il supporto va a un'opera che appunto deve essere realizzata, un grande progetto che ha da molto tempo. E quindi questo insomma, per quanto riguarda il futuro prossimo. E invece per quanto riguarda Carlos Garaikoa, come dicevo, si tratta di un artista cubano e più in particolare della Habana. Ed è proprio dalla Habana che lui trae lo spunto per le sue opere. Ne parlerei con lui perché non è un'occasione frequente quella di poter introdurre un artista così di persona, e anche perché vorrei che questo fosse solo l'inizio di una conversazione che poi potrete portare avanti singolarmente, se lo vorrete, durante la serata. L'opera che resterà qui è Nuevas Arquitecturas, cioè la grande opera luminosa che è all'ingresso. Le altre opere che sono nelle sale sono qui per un po' di tempo, fra l'altro grazie all'aiuto preziosissimo della Galleria Continua. Maurizio Arrigillo è seduto in prima fila, anche lui devo dire, è stato veramente un supporto eccezionale e non avremmo potuto farne a meno. Di fatto abbiamo qui una mostra, non semplicemente opere appoggiate qua e là, ma una mostra che è stata concepita come qualcosa di organico. E allora chiederei a Carlos qualche cosa su questa opera che resterà e poi anche sulle altre. È un'opera che è fatta di quasi nulla, di carta, di fil di ferro e di luce, però
ognuno di questi materiali ha un senso preciso e il fatto che abbia forma di lampada, cioè qualcosa di assolutamente domestico, qualcosa che appartiene a ognuno di noi, che ognuno di noi è a casa, anche ha un senso specifico. Anche il fatto che in fondo non ci sia nessun effetto speciale, che tutto sia visibile, che sia aperta ai lati, che anche il dispositivo luminoso sia visibile, ha un senso. Perché non ci sono effetti speciali in quest'opera? Perché tutto è così semplice, così diretto? Perché questi materiali? Una grande domanda. Per me era antropofettista fare questo, non solo per il tempo implicato, perché chi l'ha fatto, sino perché il mio lavoro ha sido anche, prima di questi tipi di lavoro, è stato anche più asciutto, più concettuale, più diretto. No? Io penso che sono le prime opere che mi permetto di essere antropofettista. Si vede, si guarda tanto lavoro mio, sempre sulla idea della documentazione, della fotografia, del disegno, un po' di portare questa documentazione urbana, no? Questo documento cittadino, la città. E invece questi gruppi di lavoro che è nato verso il 2000 cercavano un modo di funzionare un po' più, diciamo, bello, nel senso un po' più estetico. Mm-hmm. Però sempre buscando un messaggio un po' abbastanza semplice, no? Questa idea della città, di avere la città in casa, no? Questa possibilità della città, un po' la lampada quotidiana, un po' l'oggetto quotidiano che si torna un mondo un po' onirico, no? Un po' fantasioso. Veramente molto vicino del design, no? Del design in generale. Dicevo questa idea di portare questa lampada funzionale senza altro pretensione. E come alla volta, tanto il mio lavoro funziona così, come un oggetto quotidiano, un'immagine quotidiana, anche posso tornarsi una storia un po' più, diciamo, fittiva, no? Una ficzione un po' più grossa, un po' più complessa. Io penso che forse sarà quella la decisione di solamente presentare questo oggetto che può essere un'altra cosa quando lo guarda. È un oggetto assolutamente normale, apparentemente banale, che però invece diventa qualcosa di straordinario e racconta una storia diversa. E questa storia ha molto a che fare con La Rana, col posto dai cui vieni? Oh, penso che sì. Penso che tutto il lavoro tiene sempre una relazione diretta con il luogo dove uno ha vissuto, si è sviluppato su infanzia, su vita adulta un po'. Come dico, tanto il mio lavoro è molto documentale, cioè, stavo molto guardando fortemente la città della Habana. Dopo degli anni 95-96 ha cominciato ad aprirsi un po' con un'altra mirata, no? Diciamo, con la possibilità di viaggiare un po' e fare altri tipi di progetto, è stato anche molto interessato in fare una relazione con altre città, buscare un modo di parlare un po' più aperto, un po' più senza questa tensione solamente, diciamo, Habana, artisti cubani. Penso che è stata una búsqueda di tanti artisti negli anni 90, cercare questa idea dell'artista o del pensiero un po' globale, un po', che alla fine è mentira un po', no? Alla fine siamo più internazionali, più globali, più locali siamo, no? Se veramente capiamo il luogo dove siamo, interattuiamo direttamente, siamo capaci di parlare un po' più aperto, no? Però questo è arrivato dopo. Però penso che questo tipo di questi gruppi di lavoro sono questo momento di aprirsi, no? Di
sull'esperienza delle opere residenti che parlano specificamente su oggetto, su oggetti cubani, diciamo, parlavamo adesso molto di quell'esperienza ultima a Venezia, che sono scritta in posto esattamente cubani, sono posti della Habana, sin embargo ha fatto, sono opere che hanno aperto un dialogo con tante persone, in tanti luoghi del mondo. Adesso vede che uguale, funzionando sull'oggetto locale, si può trasmettere un'idea un po' più ampia, no? della città in generale, dell'esistenza. In quel tipo di lavoro lì penso che sono ese transito per trovare un tipo di scultura, venire dalla fotografia, di un tipo di installazione specifica e arrivare a questo punto dove la scultura è un po' più libera, un po' più il materiale anche funziona un po' più libero, se si muove. Quello, penso che quel tipo di lavoro lì ha fatto questo effetto sul mio lavoro. No? Libero e molto lirico. In questo caso. Anche non però dico, parlo anche fisicamente, no? Penso che un grande porcento del lavoro che fanno gli artisti, come tutte le persone che lavorano con il linguaggio, parlano molto del materiale, molto dell'oggetto che usiamo, molto di come si usa. Si fa anche il video, anche la fotografia, sono molti. Sono momenti negli artisti che sono abbastanza focati o guardano troppo su tanto, focalizzati su quel processo formale, diciamo. Io posso dire che è anche un lavoro molto formalista in quel senso, però importante in quanto questo formalismo ha portato idee nuove. Sempre su quell'idea dell'architettura, di come fare un modello, di come arrivare a rappresentare un po' la città, che dopo si è sviluppato di tante forme. E che cos'è la città? Perché la città per te, intanto l'architettura normalmente sono i muri, sono qualcosa di solido, invece in questo lavoro diventano luce, e poi la città è il luogo, sì, dell'architettura, della pianificazione urbana, ma anche poi del fallimento della pianificazione in qualche caso, in molti casi. Forse nel caso dell'Habana, ma anche di quello che è stato il sogno cubano, la società cubana, questo è a maggior ragione vero. La città è anche il posto, il luogo dove succede tutto. Succede tutta la storia, la ficzione, il cinema, la vita. Adesso penso che il mio lavoro è veramente molto narrativo, una storia sempre da dire, anche se è una storia più onirica, anche se sono una storia anche più politica tante volte, no? Però io penso che è stato un modo molto aperto, un posto molto aperto. Ricordo quando ho cominciato a fare delle foto alla Habana, molto giovani, era un modo di scappare anche del... faceva il pittrice, il pittore, e stava trovando un modo di scappare da quella struttura chiusa che era la pittura, che era questo modo rigido da fare, e mi è trovato con la fotografia, con il disegno, e dopo tramite la città ho trovato tantissime forme, ho dovuto fare il video, la fotografia, le sculture, anche tanta tecnica diversa. Adesso per me è stato un po' un spazio di libertà molto importante, no? Dove ho potuto fare diversi artisti, sono io, però sono tanti forma di fare, e anche tornarmi negli ultimi anni che ho fatto tanto sull'architettura, lavorando con architetto, con disegnatore, facendo un po', diciamo, seriamente il lavoro dell'architetto, anche è stato molto importante per la mia. Quella è la città per me, un modo di parlare di tante cose e anche un modo di produrre tanti tipi di oggetto, di relazione, di significato. Allora, per esempio, i graffiti che hai fotografato sono proprio questo, sono tante narrazioni che si intrecciano, come appunto si intrecciano la città, che è un tessuto di relazioni e di sentimenti e di desideri e di sensibilità. È
desafortunatamente sono piccole cose, no? Parlare sì, senza. Però sì, sono. Tanto la fotografia è così presente nel mio lavoro. Uguale che è stato la scultura, i tanti oggetti, eccetera, disegni, bisogna la fotografia è molto importante. E quasi tutto il lavoro mio in 20 anni sta molto presente questa situazione documentale, come la città, come il documento parla direttamente, no? senza niente, solo con questa di spostare la mirada. E quello funzionamento della fotografia, di queste graffite, di tante foto, no? Un po' come guardare di questo punto, da questo punto, fa la differenza. No? Però poi sulle fotografie molto spesso tu proietti qualche cosa di diverso, qualcosa che nella fotografia non c'è, per esempio in queste opere realizzate con i fili sì, che si sovrappongono al a quello che esiste nell'immagine. Queste narrazioni che parlavo prima, no? Questa storia parallela che si fa con tramite la fotografia, però come succedono, diciamo, storia, ficzione accanto, che invece aprono un'altra mirada sulla verità, sulla verità, sulla realtà, sì. Sì, quindi sovrapponi alla realtà che la fotografia riprende qualche cosa, esatto. Che una storia possibile, esatto. O desiderata, o... Sono abbastanza perso già dentro del mio lavoro. Sei perso nel tuo lavoro. Per un po' quello, alla volta provo ad essere un po' più preciso, diciamo, però sì, io penso che dopo un po' di anni ti comincia a trovare un po' di libertà, è bellissimo. Non deve esplicare tanto. Certo, non bene. Insomma, comunque c'è un aspetto di visionarietà dentro la realtà e dentro questo lavoro. Adesso, ma forse possiamo anche lasciare le cose come sono e se. Tanto siamo qui e possiamo conversare tranquillamente durante la serata. Gabi, scusa, puoi per cortesia, prima hai detto che c'è un disegno coerente che diventa come una mostra del lavoro dell'artista, puoi spiegare dove sta la coerenza delle opere, dell'uso delle diverse tecniche, come queste opere sono legate insieme? Ma appunto quello che queste opere raccontano è, io credo, e adesso dirlo vicino a Carlo se diventa difficile, la discrepanza fra quello che c'è e quello che potrebbe essere, e quindi la luce che è il desiderio, insomma, è sempre stato il simbolo del desiderio, di quello che sarà, del futuro, la luce dell'avvenire, il sole dell'avvenire, che si trasforma in una città, che è la città possibile, la città che c'è solo quando l'accendiamo, quindi quando la desideriamo. E così appunto in queste altre opere che sono fotografie di luoghi che esistono, no, luoghi reali, in qualche caso luoghi in rovina, in altri casi luoghi molto rigidi o in qualche caso strutture che non sono mai state portate a conclusione, comunque che corrispondono a un progetto, ma un progetto che non si è realizzato così, esattamente così come avrebbe dovuto o potuto, ecco che viene sovrapposto a questo altro disegno che proietta l'artista su queste immagini, ma è quello che ognuno di noi potrebbe proiettare, che ognuno di noi proietta sulla realtà. Abbiamo una situazione che è quella che viviamo, è una situazione che potremmo vivere, che vorremmo vivere, che desideriamo e che sogniamo. È un modo di trascendere la contingenza, ma trascendere la contingenza in un'opera d'arte significa anche sempre dare forma a qualche cosa di diverso da quello che c'è, a un'alternativa. Io credo che l'arte racconti sempre questa alternativa possibile, in qualche modo ha
appunto questo aspetto dimostrativo, racconta che è sempre possibile qualcosa di diverso, che possiamo dobbiamo trovare altre strade, però il lavoro di Carlos racconta anche attraverso questo vocabolario che è molto legato all'architettura e appunto al tessuto urbano, racconta anche la stratificazione di energie che sono sottese alla superficie, che si muovono tra le crepe della realtà che viviamo tutti i giorni, tra le crepe della realtà pianificata. Si cerca di pianificare la città, di pianificare la società, ma poi gli ambiti, come dire, ma non tutto è pianificabile, ma molto resta ancora da fare, ed è proprio fra le crepe di questa pianificazione che si muovono le energie, che si muovono i desideri, che si muovono i sentimenti, le relazioni, tutto quello che appunto non è pianificabile e non è controllabile, e tutto quello da cui nascono i sogni, ma da cui traiamo anche in cui risiede la potenzialità ancora attiva, dove tutto è stato pianificato ed è stato fatto, lì la situazione ormai è congelata, è stabile, è fissa, ma dove troviamo un margine di realtà non pianificata, lì ancora esistono possibilità, e questi sono gli spazi di libertà, sono gli spazi più affascinanti. Questo è uno degli aspetti. Poi c'è quello della luce, appunto, la luce che ha questa carica poetica, che racconta sempre la possibilità, questa architettura che però è un'architettura sospesa, quindi di nuovo non solida, non pesante, è un'architettura che viene decostruita fino ad arrivare alle forme elementari. Prima Carlos alludeva a un'opera che qui non c'è, si tratta di una serie di arazzi che ha realizzato, e sono arazzi in cui ha riprodotto esattamente delle scritte trovate, spesso sono pubblicità, insegne di negozi, dico giusto? Approfitta, visto che sei qua, se sbaglio, se dico qualcosa che non è perfettissimo, correggimi. E sono arazzi che riprendono appunto porzioni di pavimento, di marciapiedi, perché a L'Avana, dove purtroppo non sono mai stata, spesso le insegne sono a terra, sono anche insegne dei negozi, giusto? Erano. Ancora non se ne trovano, e quindi lui ha fotografato e poi ha riprodotto in questi arazzi queste insegne, queste scritte. Queste insegne e queste scritte sono appunto consumate dal passare, dal tempo, dal passaggio, quindi dalla vita. C'è proprio questa idea di vita vissuta, e vita vissuta vuol dire vita carica di il tempo, i desideri, il passare, l'imperfezione. In alcuni casi sono scritte invece spontanee, più libertarie, c'è una che fa riferimento alla lotta, è quella che trovate, di cui trovate la riproduzione sulla guidina che abbiamo pubblicato. E quindi è proprio l'attenzione appunto a questo tessuto urbano che è fatto di vita prima che di muri e prima che di, sì, cioè, di struttura, le ambizioni, però poi c'è anche questo senso di collettività, anche perché lo stesso materiale, l'arazzo, tutto quello che ha a che fare con la tessitura racconta proprio una relazione con il
con il materiale, poi questo senso di collettività che c'è sempre in queste tecniche artigianali. E quindi anche in questo caso queste insegne che magari in origine erano ottimistiche, ma poi col passare del tempo così consumate raccontano appunto la vita che passa. E poi c'è questa piccola città, questi modelli architettonici di carta rossa sul tavolo bianco, e anche lì è un quasi niente di nuovo come Nuevas Architectura, si è fatta soltanto di carta e semplicemente questi modelli architettonici elementarissimi, ridotti proprio alle forme elementari, sono ritagliati e poi come un pop-up sollevati. Quindi di nuovo sono queste forme lineari di edifici e di città, questo quasi niente, però è nello stesso tempo la casa, l'edificio, un foglio che potrebbe restare piano, piatto, nulla, muto, ottuso, diventa invece modello architettonico grazie a un gesto che è davvero un gesto minimo, no? E quindi l'idea di creare, la possibilità di creare con quasi niente, quasi solo l'idea, che però crea qualche cosa che è la forma architettonica, che invece normalmente noi consideriamo così solida, forte, protettiva. Quindi un po' l'idea di per questo parlavo di mancanza di effetto speciale, tutto quello che non è retorico, che è anti-monumentale, un atteggiamento assolutamente anti-retorico, quello di Carlos. E poi c'è la mappa del viaggiatore con questi tasselli, con forme architettoniche piccole, minime, tutte diverse una dall'altra, e questi foglietti di carta da lucido, quindi la carta su cui normalmente si disegna, si fanno progetti architettonici, allora si facevano, adesso forse si fa più al computer, però è una mappa che ognuno di noi poi posiziona come vuole, quindi estremamente mobile, è una mappa assolutamente individuale, personale, sempre diversa, e su queste striscioline di carta ci sono frasi di scrittori che sono romanzieri, scienziati, viaggiatori, che raccontano luoghi che hanno attraversato, che hanno sognato, città, geografie, e quindi di nuovo l'idea di questa geografia, che è una geografia assolutamente personale, la geografia che ognuno di noi si crea, si costruisce, sogna, che è, però è anche poi invece fatta di luoghi attraversati e percepiti, però di nuovo in un modo sempre assolutamente individuale, e sempre questa proiezione dell'immaginazione sulla realtà. E così, insomma, fondamentalmente questo, e abbiamo cercato di dare proprio un senso di complementarietà attraverso queste opere, di raccontare come si è sviluppato il lavoro di Carlo. Sono opere molto diverse le une dalle altre, proprio perché il materiale, la tecnica oggi, così per buona parte degli artisti, non è qualche cosa di imperativo, è qualche cosa che si adatta al messaggio, a quello che l'artista vuole raccontare, quindi di volta in volta l'artista individua la tecnica, lo strumento, il materiale che più si addicono a quello che vuole dire, e in questo senso gli artisti sono precisissimi, non c'è nulla di aleatorio in questo andare così ondivago, muoversi in modo ondivago fra materiali e tecniche diverse, anzi è proprio un desiderio di far sì che l'opera aderisca sempre esattamente a quello, al messaggio, all'idea, a quello che si vuole dire. Ecco, quindi insomma, c'è, in questo lavoro c'è socialità, c'è una
serie di considerazioni politiche. E poi c'è il desiderio, c'è la discrepanza fra il progetto e la realtà, c'è il sogno, ci sono le incertezze, c'è la quotidianità e c'è la nostra vulnerabilità. Sono tutte opere che raccontano proprio la fragilità e la vulnerabilità, che non sono però un fallimento, ma sono un elemento, una componente fondamentale della nostra umanità. Ho detto giusto? Benissimo. Vuoi aggiungere qualcosa, per favore? È sempre imbarazzante parlare davanti all'artista. Tutto sta detto. Grazie. E anche alla Galleria Continua, che ha fatto un grande appoggio a tutto. È molto particolare, devo dire, presentare i lavori così. Questa è forse la domanda che anche io mi ho fatto a oggi, no? Che ho visto il lavoro. Sono lavori sempre pensati per diversi posti, normalmente il museo, la galleria, eccetera. Anche sono opere che hanno andato in diverse mostre, musei grandi, piccoli, abbiamo un po' perso la traccia di quello, però è interessante anche che vivere in un altro spazio. No? Cioè, penso che sempre l'arte sta fatto per vivere dentro di un museo, di certi posti, un po' un sbaglio, no? della nostra relazione con il linguaggio mismo. No? E, non lo so se dire che è ideale, però si apre un altro tipo di relazione, no? Altro tipo di modo di guardarlo. No? Aspetto che voi, che saranno qui non so quanto mese, per forse in gennaio chiediamo tutto. Però non lo so quanto tempo starà, vediamo. Però è interessante che saranno situazioni diverse intorno al lavoro, no? Se parlerà, per forza tante persone andranno in galera, tante no, non so che energie porterà, però è una situazione molto speciale, no? per il lavoro. Così mi sento, ringrazio anche questa opportunità di arrivare a altro tipo di livello, diciamo, di relazione, no? È una cosa nuova. Sì, devo dire, io personalmente sento una grandissima responsabilità. Non solo Carlos ha esposto in molti dei maggiori musei del mondo, in molte delle maggiori rassegne del mondo, da Documenta, numerosissime biennali di Venezia, eccetera. Ma soprattutto questa è un'opera a cui non solo io, ma credo lui stesso attribuisce un'importanza grandissima. È un'opera che è l'esito di una serie di tentativi e di prove, ed è l'esito maggiore, se non mi sbaglio, di 5 tentativi, dicevi, e questo è il traguardo. Dopo questa opera, lui stesso diceva, il suo lavoro in parte è cambiato, ed è la sua prima architettura sospesa, è l'ultima di questa serie, appunto, di variazioni sul tema e di tentativi poi di variazioni sul tema che ha fatto con queste opere, architetture di carta luminose. Per me l'acquisizione di quest'opera è una responsabilità grandissima, e spero veramente che la convivenza di quest'opera sia improntata così al piacere e anche in qualche modo al senso che l'opera trasmette, che non sia semplicemente qualcosa che è lì e che è bello incontrare sulla strada, ma che riesca a sollecitare percorsi di senso continuamente. La sfida è riuscire
riuscire a continuare a guardare le cose che abbiamo intorno, non dimenticarcene, non darle per scontate. Il déjà vu dell'abitudine è una cosa così, insomma, un pericolo sempre incombente, ecco. Che dire, io do il benvenuto a quest'opera e spero che vivremo con quest'opera bene e con piacere, che sia la prima di tante, e vi ringrazio. Grazie.